qua. Oh, ecco qui Fabio Salvi, HR Manager di Flixbus. Buongiorno, ben trovato e sono felicissima di stare qui con te oggi. Ciao, buongiorno Marcella. Fabio, dici chi sei, che cosa fai, soprattutto come lo fai, Sì, guarda, eh? allora, la sintesi non è il mio dono, te ne accorgerai presto, nel senso, però diciamo che dopo la laurea in psicologia ho iniziato a avere vari lavori nell'ambito appunto delle risorse umane. Il tema è che oggi la psicologia non prepara su quelle che sono le hard skill tipiche, insomma, del ruolo che ne dicano poi i manifesti e i vari opuscoli informativi che danno all'università. Però mi sono accorto che col tempo ti pone nella condizione di porti delle domande molto più interessanti rispetto a quello che è il ruolo delle risorse umane, ovvero di cercare di entrare in connessione, in contatto, di comprendere, di capire, di sentire quelle che sono le persone e che penso che dovrebbe essere poi l'aspetto fondamentale di questo lavoro. Quindi è occuparsi poi delle persone, perché non è poi un tema banalmente filantropico, ma è anche una questione che poi ha un impatto su quello che è il conto economico. Il modo migliore di occuparsi dell'azienda è occuparsi delle persone, prendersene cura e metterle nelle condizioni di poter lavorare nel miglior modo possibile. E quindi è un tema che, se non bastasse, come dire, l'imperativo etico, è anche un tema che ha un risvolto economico. Per cui nel corso del tempo ho attraversato diverse organizzazioni, quindi ho cominciato da una multinazionale americana come CBS Outdoor, sono passato poi a una startup italiana come era stata l'esperienza in Contact Lab, che quindi era una software house, e oggi sono appunto arrivato in Flixbus ormai 3 anni fa, con lo compito appunto di strutturare quello che è appunto le charter department in Italia e poi di contribuire alla costruzione di quello corporate a livello europeo, di un'azienda che comunque ha 6 anni di vita. Ne ha 4 appunto qui in Italia, quindi dava comunque questa opportunità di partire da una tavola bianca e di vedere e provare a sperimentare, insomma, un modo diverso per gestire le persone. E stiamo ancora lavorando per quello. Sì, quindi indirettamente mi hai già risposto che cos'è per te lo human power. Sì, beh, esatto, cioè lo human power di fatto è la riscoperta poi di quella che è l'umanità banalmente appunto di una persona, nel senso che ci sono stati decenni di pensiero organizzativo per cui la persona e il dipendente, che è proprio una parola che aborro, sono state due situazioni completamente differenti. Io faccio spesso l'esempio di quando appunto avevo iniziato a lavorare, in cui io avevo un armadio in cui ero completamente separato di abiti per il lavoro e un armadio di abiti per la vita di tutti i giorni, per cui ero completamente dissociato, quindi qualcuno mi vedeva al lavoro e diceva: ma chi è questo? È anche pettinato, guarda, si è anche lavato la faccia stamattina, ha una camicia, e poi fuori era il solito clochard che tutti insomma conoscevano. E quindi questo però era esemplificativo, oppure quando è nata internet, cosa hanno fatto come prima reazione le aziende? È stato quello di mettere dei firewall e di bloccare tendenzialmente l'accesso ai siti. Poi sono arrivate al mobile, quindi hanno capito che era proprio una guerra contro il nulla, contro i mulini a vento. Però il tema era quello: separare qui in azienda, fai delle cose, sei qualcosa, hai la tua divisa, fai il tuo compito e quello che è il tuo interesse, che poi è quello che uno esplora tendenzialmente tramite internet, lo lasci fuori. Questo, al di là poi del tema, era molto poi significativo del fatto culturale di come l'azienda poi intendesse le sue persone, quindi come dei dipendenti nel vero senso appunto della parola, quindi non portatori di istanze, di interesse, di passioni, ma persone che dovevano svolgere un compito lì e lo dovevano fare secondo determinate modalità. Chiaro che questo approccio poteva funzionare in un contesto culturale di una generazione in cui veniva poi dalle difficoltà della generazione precedente, quindi cioè, insomma diceva: figliolo, tutto questo sarà tuo, lavora 104 ore al giorno e avrai un aumento di stipendio. Oggi, fortunatamente, questo non è un tipo di argomentazione che ha nessuna presa sulle nuove generazioni, ma anche sulla mia. Io ho 43 anni e cioè, non è certo, come dire, dammi 1.000 euro in più di stipendio che mi motiva a lavorare. E chiaramente non si dice che i soldi non abbiano la loro importanza, però altre cose hanno un'importanza molto più rilevante, insomma, nelle scelte professionali e di vita delle persone. Quindi human power è proprio ritornare
a ragionare non in termini di ruolo, ma in termini appunto della persona che è davanti, anche perché il contesto pone una situazione per cui pensare in termini di ruolo è proprio anacronistico e non efficiente. Cioè, una volta che poi ho definito il tuo ruolo, ti ho fatto un mansionario, il mercato nel frattempo è già cambiato, mi pone altre sfide, mi pone altri motivi di flessibilità. Quindi io devo pensare a quello che tu sei, a quello che sai fare e come questo si può adattare a un contesto che è in continua evoluzione. Cioè, programmare a un anno è impensabile. Programmi di obiettivi di lungo periodo e poi macro progetti che possono durare un mese, due, tre, anche più diversi rispetto a quelle che sono le direzioni iniziali. Quindi, cioè, da tutti i punti di vista è necessario ripartire dalla persona, perché questo ti dà una flessibilità, una adattabilità, una resilienza che per pensare al ruolo non ti può dare. Il termine meraviglioso che hai usato, che ultimamente è stato anche troppo abusato e decontestualizzato, perché la resilienza è una cosa magnifica che hanno le persone. E riprendendo proprio quello che tu dicevi, cioè valorizzare le persone, imparare sicuramente ad ascoltarle e cercare di dare maggior risalto a quelle che sono le competenze, le capacità. Non tutti siamo nati per fare tutto e non tutti sono nati per fare gli imprenditori, non tutti sono nati per essere liberi professionisti, quindi il rispetto di quelli che sono i ruoli di ognuno, che ci sta più che altro le caratteristiche di ognuno, non i ruoli. Tu, nella tua carriera fino ad ora, ti sei mai sentito trattato non human power, ma io ti dico quello che devi fare e tu lo fai, punto e basta, e anche se hai delle ottime idee, chi se ne frega? Ma guarda, cioè, forse è più facile fare il percorso contrario, ricordarsi di quando si è stati trattati con appunto questo accento di human power, perché cioè, la verità è che all'interno poi delle organizzazioni questo è ancora un tipo di pensiero rivoluzionario, perché è un buon argomento di employer branding, di marketing, le persone al centro, poi la pratica della managerialità è ancora basata tendenzialmente su dinamiche di controllo, di te lo dico io perché io sono il tuo capo. E nella posizione gerarchica sta tutto quello che è appunto l'argomento di gestione appunto delle persone. Quindi c'è ancora un passo veramente che non è stato ancora compiuto in termini culturali, che è lavorare sul concetto stesso di managerialità. Per cui il manager non è una persona che sa tutto, che ti impone tutto e che lavora appunto sul tutto, ma è appunto una situazione completamente diversa nella quale è al servizio delle sue persone e deve metterle nelle condizioni di esprimere quello che è appunto il loro contributo, anche perché con la dinamica per le quali le informazioni cambiano come velocemente, adesso ci riempiamo la bocca con il concetto di big data per esempio, sì. Ma i big data sono stati creati, se li consideriamo come volume assoluto attuale, nel 90% negli ultimi 2 anni, e quindi con questo volume di informazione che è praticamente uguale a tutto il volume di informazione, se non superiore, prodotto in millenni di storia dell'evoluzione umana precedente, come può una persona sola sapere tutto, conoscere tutto, avere tutte le risposte? È chiaramente una risposta impossibile, e quindi bisogna ripensare questo concetto. Questa persona deve essere in grado di organizzare, di decidere appunto per il meglio, di essere responsabile, di essere coerente, di mettere le loro persone in grado di lavorare, perché mettendo insieme il sapere di tutti, allora si può interpretare questa complessità. Sempre pensando che ce n'è uno che sa e gli altri eseguono, come è stato il modello tradizionale, penso che si va incontro a dei grandi fallimenti, a meno che il task non sia di un'assoluta banalità, per cui devi spostare una cassa, ti dico come spostarla, però questi non sono i problemi che fanno un po' la differenza nell'organizzazione. Assolutamente, ma secondo te il lavoro che tu stai facendo oggi, quindi sicuramente può essere un modello, può essere un esempio, com'è cambiato? Cioè, quali sono stati i classici 2-3 punti che tu, quando sei entrato in Flixbus, hai detto: io vorrei che l'azienda fosse così, vorrei che le persone si sentissero in questo modo? Perché comunque sì, tu sei un ideatore di cambiamento, tu sei una persona che si vede per come ne parli, cioè non parli perché devi dire queste cose, ma perché ci credi in quello e lo stai applicando poi. Sì, esatto, cioè grazie, insomma, di vedere che si trasmette, ma è appunto questo il punto, nel senso che
questo contributo personale penso che sia indispensabile in questo momento di evoluzione appunto del ruolo e di evoluzione dell'organizzazione, perché è portatore poi di un cambiamento che nella parte principale non è solo organizzativo, ma è valoriale e culturale, e quindi devi, come dire, introiettarlo questo prima di poterlo trasmettere, come dire, a qualcun altro, se no non è che stai tramandando le istruzioni, cioè la scatola si sposta più facilmente se pieghi la schiena, cioè, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando proprio di un set completamente diverso di valori e che rende poi tutto molto più complesso, perché si innesta su persone. I nostri manager a loro volta sono persone che hanno vissuto esperienze di gestione, che hanno vissuto in un contesto culturale che influenza quello che è il tema, per cui è veramente un tema molto complesso. Quindi una delle prime attività che abbiamo svolto qui, ma che svolgerei poi, svolto anche in Contact Lab, è un'attività, è paradossalmente quello di stabilire insieme poi un recinto di regole su quelli che sono i comportamenti basilari condivisi, per poi avere almeno quella che è la base di una gestione, che è l'equità poi di trattamento. Su temi banali, vedo come tante startup magari cadono, come la gestione della presenza. Tu dici, ok, qua non timbra nessuno. Bene, però uno arriva alle 10, uno arriva alle 11, uno arriva alle 9 e le reazioni dei brand manager sono diversi. Qualche manager dice che insomma che alle 9 gli va bene, qualche altro non gli frega niente, e questo crea eterogeneità nei comportamenti e crea soprattutto situazioni diverse che creano poi delle situazioni spiacevoli, di non unità, di non uniformità di giudizio. È un tema banale, ma l'azienda deve prendere posizioni su queste condizioni del vivere comune e dire: qui noi facciamo lo smart working, se entri alle 10 va bene per tutti, tu che sei manager puoi avere l'opinione che ti pare, però devi rispettare quello che è l'identità e il valore dell'azienda. Quindi devi allinearti a questa parte valoriale, perché sono le regole del nostro stare insieme. Poi su altre cose avrai il tuo margine di discrezionalità, ma noi siamo una comunità e questa comunità deve avere appunto dei valori, delle identità condivise che si trasmettono poi nei processi. E quindi il tema dei valori poi diventa un tema che personalmente per anni ho veramente schifato, per cui mi sembravano cose appese ai muri, di veramente di rara inutilità, ma di fatto oggi è quello che ci orienta a prendere poi le decisioni. Se tu dichiari un valore, poi questo deve permeare i processi, deve permeare le decisioni. E quindi è quello che poi lo fa vivere. Questo illumina poi tutto quello che è il resto e determina poi l'identità o meno dell'azienda. Se sì, se no, se saremo coerenti, se saremo capaci, quello che noi vogliamo fare, quello che noi vogliamo essere e quello che non vogliamo. Questo è veramente molto importante, perché la gerarchia non funziona più e quindi bisogna restare insieme con dei motivi validi e con delle regole condivise. Ho perso la domanda anche. No, non ti preoccupare, perché hai risposto, come si dice da me, prendendo un po' le complanarie, le strade parallele, però poi alla fine hai risposto perfettamente. Però mi hai stimolato nel farti una domanda fuori da qualsiasi forma di schema, questa è molto provocatoria. Credi che ci sia una differenza tra quelle che sono le aziende, diciamo, del nord Italia rispetto alle aziende del sud Italia, intendendo anche le piccole e medie imprese, da un punto di vista culturale intendo, e quindi di conseguenza organizzativo? Ci sono ancora delle resistenze da questa, verso lo human power proprio, verso quello che tu dicevi, il considerare l'azienda è una comunità, devi rispettare anche tu queste regole, cioè se c'è lo smart working non è che devi avere la telecamera puntata su di me per vedere quello che faccio in quella giornata, io sono libero, l'importante è che i compiti e le cose che devono essere fatte, gli obiettivi vengono raggiunti seguendo chiaramente delle regole per raggiungere gli obiettivi e raggiungere gli scopi. Tu pensi che ci sia, secondo me c'è tanto da lavorare, eh? Guarda, cioè, non posso risponderti per esperienza diretta, perché poi tutta la mia carriera professionale è stata nel triangolo tra Milano, Bergamo e Monaco di Baviera, per cui noi siamo il sud di Monaco, ti potrei dire questa cosa rispetto alla differenza. No, magari parlando con persone, ho la tua idea anche quando ti sì, trovi magari. Guarda, io cioè, posso sentire, al di là appunto dell'appartenenza geografica, quello che magari è anche la distinzione su situazioni che invece sono relative
alle dimensioni dell'azienda e la proprietà, come dire, dell'azienda. Certo. Per cui tendenzialmente sulle aziende padronali c'è ancora veramente molto spesso un concetto che nella parola stessa padronale, insomma, si trasferisce poi nella situazione in cui di possesso delle persone, che a volte ha delle accezioni positive, a volte invece ha delle accezioni che sono ancora negative, nel senso di non libertà, di controllo, di appunto te lo faccio perché lo dico io, e sono molto forti. Ho vissuto in startup che comunque avevano forte questa presenza, insomma, padronale, e insomma, nonostante il settore fosse anche innovativo, se stesse parlando magari di digitale e di qua di là, insomma, se il proprietario è presente appunto in azienda e ha questa cultura, come dire, del possesso, allora, come dire, questo permea tutto quello che è il contesto valoriale. Ricordo aver avuto discussioni infinite appunto sul tema del valore del tempo. Per cui dicevo, ok, cioè, ovviamente io come HR, cioè ovviamente, ormai è per me così consolidato che non penso più a remunerare il tempo. Cioè per me è assurdo che si perda continuamente con il tempo a timbrare i cartellini, a pensare se fai 8 ore, se ne fai 6, se ne fai 12. Per me l'importante è che fai quello che devi fare. Poi se lo fai in 6 sei bravo, se ne hai 12 probabilmente o hai un carico di lavoro o non sei capace di fare il tuo lavoro, insomma, nella modalità in cui dovresti. Invece, con la precedente proprietà, il tema era: se tu fai lavori 12 ore, sei bravo? E io dico, perché sei bravo? Ma questo era un tipo punto di discussione, e quindi però non portava coerenza all'interno dell'organizzazione. Dicevo, va bene, allora dicevo, se questa è la linea, allora paghi gli straordinari. Se il valore è il tempo, ma allora sai che c'è? Da domani quello che è il tempo che uno dedica oltre 8 ore viene remunerato, perché devi dare coerenza poi, come dire, a quello che dici. Se tu pensi che sono 12 ore bravo, allora se sei bravo io ti pago di più. Ma se non lo pensi, allora siamo nell'altra parte, cioè nel limbo non puoi stare. Vabbè, poi apriremo un tema che è quello della remunerazione, che non è assolutamente questo né il momento né il contesto di cui parlare. Però necessariamente c'ho da chiederti: come svilupperai tu lo human power nei progetti futuri? Quindi tirami fuori un coniglio dal cilindro, come si suol dire. Oh, stiamo avvicinandoci a Pasqua, sai, come si suol dire, fammi vedere la sorpresa nell'uovo, dai. Ma guarda, cioè è una questione che va affrontata appunto da diversi ambiti, nel senso che noi abbiamo in atto, insomma, da tempo dei percorsi di sviluppo della leadership, che mi sembra poi il tema poi fondamentale, perché senza questo livello poi di mediazione non ci può essere poi della consapevolezza appunto all'interno delle persone. E poi io penso che un tema sul quale poi noi dobbiamo lavorare è che non dobbiamo dare lo human power per scontato, non dobbiamo dare la qualità umana per scontato, e quindi, cioè, noi dobbiamo trattare le persone come se fossero effettivamente persone, ma ognuno di noi ha un livello di consapevolezza completamente diverso rispetto anche alla sua storia personale che si porta dentro. Quindi io penso che poi l'azienda abbia anche la responsabilità, e noi l'abbiamo fatto nel corso del tempo inserendo percorsi di counseling, stiamo cercando di sviluppare un percorso di mentoring che cerchiamo di potenziare allenando i mentor a svolgere effettivamente il loro ruolo con consapevolezza, e nell'ultima metà dell'anno abbiamo iniziato una fase di coaching diffuso per tutti all'interno appunto dell'organizzazione. Queste, che sembrano appunto tematiche esterne all'organizzazione, in verità sono fondamentali, perché senza le persone piene, persone consapevoli, persone vissute, non ci può essere poi una diversa qualità di organizzazione del lavoro. Io oggi penso che se le aziende fanno schifo, è un po' quello che ci meritiamo, perché siamo in un contesto di decadenza di tanti aspetti valoriali e di comunità molto forte, cioè non c'è un senso civile. Quindi se l'azienda chiaramente non può prendersi carico di migliorare, come dire, la società, però può dare degli strumenti alle persone per lavorare meglio, per essere più consapevoli come persone, e questo poi si rifletterà sulla capacità, insomma, di lavorare insieme, di esprimere il proprio talento. Però questa poi è una chiave. Io sento molto spesso, non so, l'office manager, cioè questi temi che diventano molto hype, come dire, in questo periodo, sulla felicità in azienda. La felicità sì, però quella è una responsabilità individuale, cioè
non è che ti devo rendere felice, però io ti devo mettere appunto nelle condizioni di esprimere quello che tu potenziali, di essere consapevoli, di avere un ambiente che ti rispetta e che tu sei inserito e capisci quello che è il tuo contributo. Perché io, se ti tratto come un adulto, tu devi essere adulto. E questo non lo posso dare per scontato. Quindi, cioè, nel Human Power c'è questa parte didattica di cui l'azienda si deve prendere carico, perché scuola, società, famiglia hanno mancato, ahimè, secondo me, per tanto tempo. Certo. Senti, ora arriva la domanda magica. Fammi tu una domanda. Nulla, cioè, la domanda è, perché appunto anche io sto cercando di diffondere appunto la cultura, insomma, dell'organizzazione, almeno dei pensieri diversi rispetto all'organizzazione, com'è che te è nato, insomma, questo desiderio appunto di fare queste series, di fare queste interviste, cosa pensi di fare, dove pensi di arrivare, perché è una cosa che mi incuriosisce molto, quali sono gli obiettivi di tutto questo. Allora, inizio dall'ultima parte. Quali sono gli obiettivi? Dar voce a tutti e soprattutto cercare di creare una community di utenti, di persone che magari tra di loro non si conoscono e non si conosceranno probabilmente mai, però la pensano nello stesso modo ed ognuno nella propria parte geografica può prendere un pezzo da un altro, portarlo e farlo proprio. Da dove è partito? È partito dal fatto che io da sempre... Io ho 52 anni a marzo, e il fatto che io volessi che a fianco a me ci fosse la parola libera e che il fatto di essere una persona estremamente positiva e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno non mi pregiudicasse in attività lavorative, in quello che può essere la condivisione anche di idee fuori dagli schemi. Io ho sempre sviluppato la mia attività nel sud Italia, anche se ultimamente giro da tutte le parti, e ti posso dire che ho vissuto, purtroppo continuo a vivere sulla mia pelle, quelle che sono delle discrepanze tra il fatto che io sia una consulente piuttosto che altri che hanno dei titoli professionali, che per me sono solo degli strumenti che mi servono nel momento in cui... Ah, scusa, ti ho perso il collegamento per un attimo adesso. Ha detto quello che è il mio essere libera, quindi una consulente rispetto a qualcun altro che ha dei titoli che li rappresentano. Per me i titoli sono semplicemente degli strumenti che vanno sopra all'Unilab nel momento in cui faccio l'assunzione per qualcuno. Finisce là. Poi il resto si vive nelle aziende, si parla con le persone. Quindi vivendo molto i contesti aziendali, perché... mi occupo di formazione, valorizzazione del potenziale nelle aziende, ho pensato che bisognasse valorizzare le singole persone. Facendo il rebranding di Marcella Lo Porchio, perché io ritengo di essere un brand a tutti gli effetti, è nato Human Power, e con due amiche che hanno creduto in questo progetto abbiamo pensato di creare Human Power Stories. Ci piacerebbe alla fine di quest'anno fare un bel evento su Milano in cui raccontiamo tutto questo Human Power Stories e creiamo proprio la condivisione. A me piace molto l'idea del minestrone, perché il minestrone è una di quelle pietanze nelle quali ognuno può aggiungere quello che vuole e cambia gusto e può essere sempre migliorato. E puoi dire che magari ti piace di più in un modo o di meno in un altro, però cioè è un qualcosa a cui puoi aggiungere e puoi togliere senza cambiare la sostanza, sempre minestrone. E quindi Human Power Stories è un po' il minestrone delle belle storie e del potere delle persone. Spero di averti risposto. Come vedi, anche la sintesi a volte non è uno dei miei doni. Beh, ma io penso di poter, diciamo, battere chiunque sul terreno della non sintesi, quindi no, mi sento ancora intoccato. Partita a biliardino sulla capacità di sintesi, dai, bellissimo. Senti Fabio, io ti ringrazio, sono stata veramente felicissima innanzitutto di aver utilizzato lo strumento di LinkedIn nella maniera più giusta, che vado predicando, tipo i telepredicatori da tutte le parti. Ieri ero ad un talk e dicevo, ragazzi, ok, curriculum, sì, va benissimo, tutto quanto. Questo ve lo spiega qualcuno che è più bravo di me. Io oggi vi dico, prendete consapevolezza di ciò che siete, andate e contattate le persone direttamente. 10?
9 non mi rispondono, 1 vi risponde, ripartite da là e andate avanti. Quindi mi fa piacere di poter dire: ho contattato Fabio Salvi su LinkedIn, ho condiviso le sue idee e oggi ho avuto la fortuna di intervistarlo. Poi quando riuscirò a farmi i selfie, Fabio Salvi. Esatto, poi ti devi chiamare evangelista, perché questo è, ho visto che è molto che cool, esatto. Mi angoscia un po', eh. L'evangelista mi dà di mormorio, comunque di quelli che vanno in giro, fratello, sì, esatto. Ricordati. Proselitismo serrato, però no. Ne ho visti parecchi su LinkedIn, ecco. Certificarsi come evangelisti. No, io sono più un entusiasta, ecco, questo mi piace. Ecco, entusiasta, ci piace. Ci piace. Fabio, io ti ringrazio veramente di tutto e ci risentiamo quanto prima per i progetti Human Power Stories, Human Power e poi tutto ciò che si potrà sviluppare. Volentieri, grazie per l'opportunità, Marcella. Grazie a te. Ciao. Ciao, a presto. Ciao.